Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, da questo posto stupendo e da questo tramonto stupendo. Oggi andiamo a montare un altro accessorio di viaggio, dopo aver montato le fantastiche scia dei telai terra, andiamo a montare il quad look per lo smartphone. Case ovviamente adatto al mio telefono con l'attacchino posteriore. C'era anche la possibilità di prendere l'attacchino con adesivo da adattare a qualsiasi altro, diciamo, case, ma ho deciso di prendere questo per evitare di far volare il telefono, come già è successo anche in altri video. E questo è il mirror mount, che in teoria andrebbe montato su, diciamo, questo ferretto degli specchietti, ma siccome, diciamo, l'attacchino centrale è questo, lo andremo a montare qui. Vediamo. Facciamo questo unboxing e vediamo cosa troviamo all'interno. Semplicissimo. Allora, qui abbiamo l'attacchino per il suo, diciamo, supporto. Qui abbiamo il supporto centrale della Quad Lock. E dopodiché qui abbiamo delle gommine che dobbiamo andare ad adattare in base allo spessore del nostro specchietto, o del nostro ferretto in questo caso. Adesso andiamo a provare lo spessore, che penso dovrebbe essere questo qui. Farlo stare il più fermo possibile. Il montaggio dovrebbe impiegare veramente pochi minuti. Andiamo ad adattare. Quindi andiamo semplicemente a fissare questo più centrale possibile. Andiamo a stringere e dopodiché andiamo a lavorare sulla parte, diciamo, esterna, quindi sul supporto, che poi andrà appunto sul nostro case del telefono. Stringiamo ben bene, sperando che lui non si muova. Qui nella parte posteriore troviamo questo pezzettino di plastica, remove for use, e andiamo a provare. Adesso dovremmo semplicemente andare a fissare. Facciamo una prova e vediamo l'unboxing di questo fantastico case del mio Huawei P30 Pro, che utilizzo in moto, con la quale mi trovo veramente bene. La custodia, tra l'altro, sembra abbastanza robusta, non è male contro la mia spingen. Facciamo la prova direttamente con la custodia. Veramente eccezionale. Adesso facciamo la prova col cellulare, intanto vediamo come si toglie. Toglierlo in questo modo, perfetto, semplicissimo. Ok, adesso andiamo a cambiare la cover nel mio P30, di un colore che non vedo mai, ve lo assicuro. La cover sembra veramente abbastanza importante, non è una di quelle cover, è anche graziosa, satinata, anche più bella della mia spingen. Proviamo. Perfetto, il risultato veramente pazzesco. Adesso sembra di avere veramente un navigatore davanti. Però l'unica cosa, voglio andare ad allineare lo smartphone alla strumentazione. Quindi andiamo a svitare un attimino e andiamo a piegarlo un po' meglio. Ok, andiamo a installare. Speriamo che stavolta sia in linea con la strumentazione. E andiamo avanti. Vediamo un po'. Sì, adesso è totalmente in linea con la strumentazione. Tramonto è finito, abbiamo appena montato la strumentazione, che è veramente eccezionale. Abbiamo praticamente un computer a disposizione. La visione onboard è veramente eccezionale, si allinea perfettamente con la linea della moto. Dalle nostre attrezzature di viaggio è tutto. Vi saluto.
saluto e ai prossimi video. Ciao!